Bello, una cosa nuova, diversa, che non conoscevamo, assolutamente. Sì, molto interessante, anche perché io non sapevo cosa aspettarmi, quindi è stato bello anche il fatto che ci fosse una guida, ci spiegava che cosa ci stava attorno e cosa è successo, è stato bello. Sarebbe molto bello utilizzare questo spazio, ho sentito, per il museo della città e secondo me è un'iniziativa che vale la pena di essere portata avanti. E a me è piaciuto molto il panorama e il fatto che è in mezzo alla laguna. Attraverso la scuola abbiamo scoperto qualcosa, ma non tanto come abbiamo scoperto qua, che è stato molto, molto più interessante di scuola. Ecco, mi sembra un ottimo recupero per quanto riguarda tutti i beni che abbiamo qui in Italia e soprattutto la capacità organizzativa dei veneziani, che dovrebbe essere un monito per tutti noi italiani. Perché tutti si rendono conto dell'importanza di questi patrimoni che altrimenti sarebbero abbandonati. Uno, se non entra qui e non si rende conto delle dimensioni di questi edifici storici, della bellezza di queste opere architettoniche. Venezia, sull'isola del Lazzaretto Vecchio, nascerà un museo archeologico, racconterà secoli di vita quotidiana in laguna, dalle tecniche di costruzione al recupero delle barche più antiche. 5 anni sono passati in un lampo, abbiamo cercato di migliorare la situazione che era veramente catastrofica, abbiamo fatto molti lavori. Qualcosa di storico da fare che va non è fatto, la va solita capito. Venezia. Venezia ho vissuto anche così e sono anche isole, non è solo il centro storico. È bello raccontare un luogo chiuso da sempre, dal convento al lazzaretto per passare all'uso militare, poi al canile e poi a un cantiere. E finalmente è aperto al pubblico e possiamo condividere il patrimonio con visitatori dall'Italia e da tutto il mondo. Non è importante solo il nostro lavoro quotidiano, faticoso, eccetera, ma è importante come la cittadinanza abbia dimostrato la volontà che
che questo luogo rimanga un bene comune, un bene pubblico e venga finalmente fatto il Museo della Laguna, della città della Laguna di Venezia, che evidentemente non solo Venezia attende da 20 anni.